Prima di cominciare con l'analisi dei due nuovi personaggi Zenkai, vi ricordo che sono in live tutti i giorni alle ore 15 sul sito Viola e vi ricordo anche di mettere un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, ci vediamo dopo la sigla con l'analisi dei personaggi. Salve leggendari e bentornati sul mio canale. Andiamo a vedere subito l'analisi di Gogeta Zenkai, un personaggio veramente veramente molto molto forte. Piccola e breve guida per chi non sapesse come fare: i personaggi Zenkai si possono fare in due modi, o sono gratuiti come ad esempio Gotenks e Freezer, oppure sono pullabili, quindi sono a pagamento di Chrono Crystal, come in questo caso Gogeta. Lo andiamo a riconoscere perché principalmente nella loro batch, o meglio se è presente nella loro batch, la si può fare solo ed esclusivamente con Chrono Crystal, mentre se andiamo a vedere su Gotenks, Gotenks ha da una parte i ticket e dall'altra Chrono Crystal, quindi se voi siete incredibilmente ricchi potete usare le Chrono senza spendere tempo della vostra vita per giocare, oppure usate il vostro tempo di vita per giocare e farvi questi Zenkai. Ma in ogni caso, personaggio Gogeta, Gogeta Zenkai, principalmente ragazzi, un mostro assoluto. Lo andiamo a vedere a limit massimo, quindi lo andiamo a vedere praticamente a 14 stelle, 2.800.000 di HP quasi, 286-267 Strike e Blast Attack, 174-177 Strike e Blast Defense. Si porta due carte Strike normali, Saiyan, Super Saiyan, Fusion Warrior, Fusion of the World Warrior, ne avevamo visto già ieri. Strike e Blast sono rimaste assolutamente uguali. Carta blu si può insegnare anche a Charlotte: Massive Explode Damage più 25% di danno da Special Move per 3 secondi una volta attivata e 20% di chance di infliggere Feint. Molto buona, ma forse quella di Goku Super Saiyan Zenkai rimane la migliore in danni, anche se questa è una possibilità molto buona di feintare l'avversario. Carta verde. Oh, ieri quando ho registrato il video non avevo visto nessun tipo di traduzione, niente, nessuna discussione su questo Gogeta e avevo detto spero facciano una carta verde combabile. La carta verde è assolutamente combabile. Adesso ragazzi, non dico che romperà il meta questo personaggio, ma sicuramente ci andrà molto vicino dal punto di vista di attacco dell'avversario. Tap quando andiamo in vanishing, adesso con Gogeta si può avere una sorta di chiamiamolo vantaggio, una sorta di vantaggio anche quando noi andiamo a fare il vanishing, perché noi andiamo di vanishing, l'avversario può andare di tap e questa carta verde va anche sui tap, praticamente va a silare, quindi va a bloccare l'utilizzo delle carte gialle dell'avversario per 5 secondi quando ovviamente andiamo ad attivare la carta verde contro l'avversario, e si avrà un counter sul tap, sul tackle o sulle strike art dell'avversario mentre siamo in posa. Si hanno anche i seguenti effetti una volta attivato: 50% di danno inflitto per 20 secondi, regà 50% di danno inflitto, cioè se noi attiviamo il counter, quindi che con la carta verde l'avversario ci prende con tap, tackle o strike e noi lo mandiamo a distanza, noi possiamo andare avanti 50% di danno inflitto, stiamo veramente a livelli da pazzi. E cancella gli upgrade o i buff dell'avversario. Wow, cosa? Carta verde pazzesca, combabile con Strike, Blast, Special Move e Ultimate. Pazzesca. Ultimate la vediamo dopo la main ability come al solito. Pesca l'Ultimate, recupera la propria salute del 20% e chi diventi, chi un po' bassino sinceramente, ma recupera anche il 20% di HP, quindi davvero molto buono. Più 30% di danno inflitto per 30 secondi. Anche in questo caso veramente insensata. Ultimate, Massive Explode Damage, applica i seguenti effetti a se stesso una volta attivato: recupera il ki di 50, molto interessante, più 50% danno d'ultimate inflitto per 3 secondi. Ipotizzate di fare la carta verde e l'ultimate, andiamo a farci un 50% di danno. L'unico problema è questo, l'unico problema di effettuare questa sommatoria di danni è che l'avversario ci dovrebbe colpire prima dello scadere dei 3 secondi da quando abbiamo pescato l'ultimate, perché noi andiamo di main ability, eccola qua, main ability, abbiamo anche un 30%, una volta che abbiamo pescato l'ultimate, più 50% inflitto per 3 secondi. Ok, comunque tecnicamente dovremmo riuscire a fare la carta verde più l'ultimate, andiamo su un 100%, più la main ability un 30%, abbiamo un 130%, sia anche l'armatura blast quando si effettua quest'ultimate.
è diventato qualcosa di pazzesco già soltanto a vederlo qua. Zenkai Ability ovviamente Fusion Warrior rossi e Zeta Ability rimane sempre la stessa Fusion Warrior. Prima Unique Ability, già da qui l'hanno reso veramente assurdo. Applica i seguenti effetti a se stesso quando va a colpire con la strike, con una strike o una blast. Attenzione ragazzi, non è più come prima che ogni volta che fa una strike si potenzia la strike, oppure ogni volta che fa la blast si potenzia la blast. Qui adesso, se lui fa una strike, potenzia 20% di strike damage per 15 secondi, 20% di blast damage per 15 secondi e meno 2 al costo delle carte per 5 secondi. Quindi non è che se fa la strike potenzia solo la strike, lui ogni carta tra rossa e gialla che fa potenzia quel 20%, quindi se noi abbiamo una mano full strike per esempio, lui avrà all'ultima carta rossa l'80% sia di strike che di blast. Unito poi, attenzione ragazzi, perché unito a quello che vediamo nella ultima Unique, aspettate perché non è finita qui. Seconda Unique Ability, applica i seguenti effetti a se stesso per alleato sconfitto, più 20% di danno inflitto e non può essere cancellato, tanto gioca da solo quasi, non è vero, però insomma, più 30% di recupero ki, non può essere cancellato, più 60% di recupero ki quando viene sconfitto un Paikuan, ma lasciamo, lo devono fare per forza. Applica i seguenti effetti a se stesso quando inizia la battaglia, riduce il danno ricevuto del 15%, non può essere cancellato, quindi c'è anche una riduzione onesta del danno e applica il annulla le condizioni anormali fino a 3 volte. Interessantissimo, interessantissimo. Applica con l'ultima Unique i seguenti effetti a se stesso quando entra nel campo di battaglia, recupera il ki di 20, buono, più 50% di danno inflitto. Questo è un quantitativo di danno enorme. Enorme, perché entra nel campo di battaglia carta verde ultimate o entra nel campo di battaglia carta verde combo, enorme, può arrivare a un 200% di danno, è insensato, è insensato. Aumenta la velocità di pescaggio carte di un livello per 15 secondi, quindi quando entra in campo di battaglia ha la velocità di pescata carte aumentata di un livello per 15 secondi, unita quindi a questo danno che fa qui ogni volta che va in strike, lui potrebbe addirittura arrivare a un 5 o un 6 carte massimo di pescata in una stessa mano quando entra nel campo di battaglia. Quindi ragazzi, veramente, veramente un personaggio che fa dei danni pazzeschi, veramente molto, molto, molto forte. Dove giocarlo? Beh, ovviamente giocarlo nel Fusion, senza ombra di dubbio, ma giocarlo nel Super Saiyan con Bardock, adesso sì che il Super Saiyan sarà un team pazzesco, non ha grandi problemi a fare danni anche ai blu. Questo Gogeta, ovviamente se ci troviamo davanti un Goku Super Saiyan Blue Zenkai, ci vorrà un po', sarà un po' più un diesel rispetto a una bella benzina e parte già a cannone, ma gli altri personaggi veramente gli fa molto molto, voglio immaginare soltanto i gialli quanto possa scoppiarli malissimo. Quindi nel Super Saiyan senza ombra di dubbio, se avete Bardock vi consiglio di farlo, se avete il Fusion con una buona prospettiva, però attenzione, perché se avete l'LF tutte a 2 stelle forse non è proprio il caso di puntare a lui, perché prossimamente 2-3 mesi, un mese esce Veget LF Zenkai. Se potete farvi, e già lo sapete, quel Veget LF Zenkai e avete una bella Kefla stellata, anche Vegito, possibilmente Evo, quello giallo, lo possedete, ragazzi, senza nessun dubbio, buttatevi a capofitto su questo Gogeta. Per chi come me invece si trova con un Team Saiyan, sicuramente Nappa rimane un personaggio molto valido, ma non paragonabile a questo Gogeta Zenkai, assolutamente. Sempre molto forte il nappone, ma questo Gogeta è molto più forte. Il problema è Chrono Crystal. Io a quel punto preferisco utilizzare e andare a sostituire il mio blu, che in quel caso potrebbe essere Radish, e mettergli Goku Super Saiyan Blue Zenkai, piuttosto che mettergli un altro rosso e rimanere scoperto sui blu, visto che anche adesso sarà pieno di Gogeta. Quindi in realtà forse in questo momento, per chi si trova come me in un Team Saiyan, è meglio fare Goku Super Saiyan Blue Zenkai e metterlo lì piuttosto che Gogeta, tanto si perdono in entrambi i casi le Z Ability e le Zenkai Ability. Passiamo a Freezer. Freezer lo sapevamo, Rang Type, colore blu, lo vediamo a 14 stelle Zenkai Full, 2.400.000 di HP circa, 238 e 276.000 Strike e Blast rispettivamente, 170 e 172 di difese. Davvero molto interessante, si porta due Blast, gioca Freeza Force, Lineage of Evil, Powerful Opponent,
e Transforming Warrior, Strike e Blast normali, carta blu, Death Beam, Major Pierce Damage, quindi non prende il Massive, ma forse ci sta anche, più 20% di Blast Damage ricevuto dall'avversario per 20 secondi quando lo andiamo a colpire, ok, una special move un po' vecchiotta. Telecinesi, lui con la carta verde finalmente prende tutto il campo, perché si fermava a mezzo campo, adesso invece prende tutto il campo per diritto, si hanno i seguenti effetti quando colpiamo, immobilizza l'avversario, pesca una Blast Card e più 20% di danno inflitto per 15 secondi, mica male, pesca una Blast e si può andare a cannone. Main ability, pesca una Blast, anche in questo caso recupera il ki di 50 per niente male, più 45% di Blast Damage inflitto per 20 secondi. Potrebbe essere una cosa molto carina, fare la main ability, prendere la carta gialla, avere una carta verde magari già in mano, immobilizzare l'avversario, pescare una carta gialla e avere il 65% di danno Blast. Di cui poi appunto il 20% sarà generico se abbiamo una strike, ma comunque un 65% di danno Blast. Ragazzi, con quelle statistiche fa male, vi assicuro che fa veramente molto male questo personaggio. Blu o Freeza Force Strike Attack come Z Ability, per la Zenkai Ability lo sappiamo purtroppo, andrà a boostare come Radish gli Extreme Blu. 30% Strike Defense e Blast Defense, e va bene, ok. Prima Unique Ability, 20% di danno inflitto contro i Saiyan, non può essere cancellato, e riduce il danno ricevuto dagli stessi Saiyan del 15%, e non può essere cancellato, va bene. Seconda Unique, applica i seguenti effetti a se stesso per alleato sconfitto, più 15% di Blast Damage inflitto e più 20% di recupero Ki, purtroppo cancellabili. Basta una verde di Blue Gito per esempio e sono cancellabili. Questo è un peccato. Terza Unique, i seguenti effetti si hanno quando inizia la battaglia. Meno 10 al costo delle Blast Art, non può essere cancellato, quindi sempre 19. Più 20% di danno inflitto dagli alleati Freeza Force e più 30% al key recovery degli alleati. Ok, va bene, cancellabili anche il secondo caso e il terzo caso. Un po' rischiosino questo Freezer da quel punto di vista del cancellabile. Ultima Unique, i seguenti effetti si hanno quando entra nel campo di battaglia, più 20% di danno inflitto per 15 secondi, unito al 65% della considerazione di poco fa, arriviamo a un 85% di danno Blast, che non è per niente poco, se rientriamo in questi 15 secondi main ability più carta verde, riduce il danno ricevuto del 15% per 15 secondi, non male affatto, contro i Saiyan abbiamo un 30% in caso di cover change. Infligge poi i nemici con un downgrade, un debuff del 20% di Blast Damage ricevuto per 15 secondi e un meno 30% al recupero Ki per 15 secondi. Davvero molto molto interessante, ma fino a un certo punto non vi svenate per questo personaggio. Gioca in Freeza Force, non gioca neanche in Loe, non buffa neanche in Loe, quindi mi raccomando, non è il caso secondo me di andarlo ad applicare lì. Anche se poi volendo il suo lo farà sicuramente, ci mancherebbe. Dove si farma Freezer? Si farma qui. Andiamo su menu, andiamo su event, ci troviamo su story, clicchiamo qua e ci facciamo tutto quanto il suo evento. Quando arriveremo nella modalità più difficile, in fondo esattamente come Radish, Vegeta e Nappa, troveremo lo stage giornaliero dove farmargli una volta al giorno le sue Zenkai Ability, le sue Zenkai Souls, scusate, quindi Zenkai Power, oppure farlo con le energie. Vi consiglio anche in questo caso di andarci molto piano. Per l'ultima cosa andiamo a vedere invece che è possibile farmarsi Gogeta, andarsi a farmare Gogeta nel suo evento, come vedete anche da qua, tramite completamento delle sue missioni e sempre nella sezione degli eventi andando a fare il suo evento. Niente di più semplice, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo al prossimo video e in live alle ore 15. Ciao ragazzi!